Ciao ragazzi, bentornati nel canale Vero Eroe Academy. Oggi in questo video vedremo come creare un puzzle feed per Instagram, ok? Quindi andiamo subito a condividere il nostro desktop. Ecco qua il nostro programma preferito di fotoritocco GIMP, open source gratuito. Andiamo in File, Apri Recenti. Andiamo a prendere questa immagine scaricata da Pexel, sito ovviamente che vi permette di scaricare foto senza copyright, quindi potete utilizzarle anche per i vostri fini commerciali. Fate sempre attenzione alle licenze quando utilizzate foto o video presi online. Bene, dovremo ora andare a creare un'immagine composta da 9 piccole immagini quadrate, in modo che messe poi una dopo l'altra nel nostro feed di Instagram risultino una grande foto unica. Ok, questa nostra grande foto unica dovremo andarla a scomporre e a creare il nostro feed. Bene, come facciamo? Andiamo intanto a fare un crop image, cioè un strumento ritaglia. Andremo a fare un rapporto dimensioni di 1 a 1, quindi un quadrato fondamentalmente. Ok. E poi andiamo a espandi dal centro. Oh, bene, andiamo, vediamo così, direi. Andiamo a spostarlo. Magari lo facciamo così, in modo che questa parte venga al centro. Questa parte del ciondolo. Ok, bene, pringiamo su invio. Ecco, vedete che ci ha tagliato l'immagine. Ora dovremo fare immagine, ah sì, livello a dimensione immagine. Scusate, ritaglia. Dovremo fare livello a dimensione immagine in modo da ridurre il livello al contenuto, diciamo, all'immagine. Quindi, ora cosa vogliamo fare? Vogliamo dividere, come abbiamo detto, questa grande foto in 9 piccole foto. Quindi avremo bisogno delle nostre guide. Quindi immagine, guida, nuova guida in percentuale. Andremo a creare, ovviamente, siccome dovremo creare a un terzo e due terzi, sia verticale che orizzontale, andremo a in percentuale a creare una guida sui 33,33 orizzontali. Vedete che vi ha creato la prima riga. Andiamo in immagine guida, andiamo a fare la stessa cosa verticale. Perfetto. E ora dobbiamo andare a fare i due terzi, quindi la guida a verticale a 66,66. Molto semplice. Perfetto, verticale e immagine guide in orizzontale 66,66. Ecco qua che abbiamo già diviso la nostra immagine, non diviso, abbiamo già segnato, tracciato le linee guida per la nostra divisione. Bene, ora chiaramente potremmo già in teoria dividere e postare un puzzle di questo tipo. Chiaramente sarebbe molto spoglio e poco, molto poco di effetto. Noi ovviamente vogliamo creare una cosa molto più carina, quindi andremo intanto a creare un nuovo livello, quindi creiamo un nuovo livello trasparente. Mettiamo box 1 come nome e ovviamente in modalità normale. Ok, bene. E andremo a creare una selezione rettangolare. L'andremo a creare magari grande così. La spostiamo. Ovviamente la facciamo che intersechi più foto, ok? Ovviamente per rendere l'effetto migliore. Seleziona bordi. Andiamo proprio a creare un effetto puzzle, ok? Bordo, mettiamo un bordo di 20. Sì, benissimo. Andiamo a riempirlo di bianco, quindi andiamo a cliccare sul nostro imposta colore, scambia colore, andiamo sul nostro riempimento e andiamo a creare la nostra selezione, il nostro bordo bianco. Quindi seleziona, niente, togliamo la selezione, andiamo a fare su questo livello attivo, livello ritaglia il contenuto in modo da ovviamente andare a spostare meno pixel. Perché? Perché adesso andiamo uno a ruotarlo, quindi strumento ruota qua. Andiamo a ruotarlo, scusate, questo è lo strumento scala, non ruota, eccolo qui. Andiamo a ruotarlo ad esempio così, usciamo anche proprio dall'immagine, nessun problema. Ruota, poi il nostro strumento sposta, lo andremo a spostare così. Perfetto. Bene. Andremo poi a duplicare questo livello, questo box, in modo da creare, da avere un altro box di questo tipo. Lo andremo a chiamare box 2. Bene.
andremo a livello ritaglia il contenuto, ovviamente lo andremo a spostare, lo andiamo a spostare da questa parte, lo andremo a ruotare, direi più o meno così. Io chiaramente faccio una cosa molto veloce, voi ovviamente dovete creare una cosa molto più di effetto, ci metterete ovviamente più tempo. Bene, poi andiamo di nuovo a duplicare il box 1, lo chiameremo box, scusate, non ho duplicato ma ho creato un nuovo livello, andiamo a duplicare, ok, andiamo a chiamare box 3, andremo a fare livello ritaglia il contenuto, lo andremo a prendere, lo andremo a spostare, lo andiamo a ruotare, quindi strumento ruota, eccolo qua, magari lo mettiamo così, ruota, strumento sposta, lo andiamo a prendere, lo spostiamo magari così. Poi andiamo di nuovo su box 1, di nuovo su duplica livello box 4 come nome, andremo a fare livello, quindi è sempre uguale, per ogni box facciamo le stesse identiche, gli stessi identici passaggi, ritaglia il contenuto, lo spostiamo, questo potrebbe già andare bene così come rotazione, magari lo ruotiamo giusto un pelo, ok, perfetto, ruota, molto bene. Ora cosa dovremmo fare? Ora dovremmo praticamente andare intanto a togliere, facciamo sempre CTRL e la rotellina per fare zoom avanti e zoom indietro ovviamente, andremo intanto a, dovremo togliere ovviamente queste sovrapposizioni, no? Che sono molto brutte, quindi andremo intanto a rendere invisibile lo sfondo, ok, l'immagine, e andremo a fare col tasto destro fondi livelli visibili, ok, in modo da creare un unico livello con tutti i box, quindi fondi, ok, in modo che così agiamo solamente su un livello unico. Ora utilizziamo il nostro strumento sempre ottimo, strumento tracciato, quindi seleziona tracciato, e andremo a, ovviamente utilizziamo il nostro tracciato per andare a togliere la nostra sovrapposizione CTRL punto iniziale, creiamo il primo tracciato, spostiamo un po' più in qua, perfetto, poi facciamo ovviamente tutti i tracciati, ok, in una volta unica, quindi qua, 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 CTRL punto di partenza, ok, tutte le sovrapposizioni le trattiamo, quindi andremo su qua, 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 ok, bene, ce ne sono altre, sì, qui, andiamo su qua, qua, io chiaramente farò una cosa imprecisa, voi dovete impiegarci più tempo, come vi dico sempre, ok, direi che l'abbiamo fatte tutte, clicchiamo su invio, ci crea la selezione e clicchiamo su cancel, ok, abbiamo tolto le varie sovrapposizioni, clicchiamo su seleziona niente e togliamo le varie sovrapposizioni. Bene, ora dovremo andare a togliere anche lo sfondo al di fuori di questi puzzle, no? Di questi box, quindi andremo a creare sempre con lo strumento tracciato le varie selezioni al di fuori dei box, però creiamo prima un canale alfa, ok, su questa immagine di sfondo, in modo che, andiamo a fare aggiungi canale alfa, in modo che quando cancelliamo risulterà trasparente, perché noi poi vogliamo andarci a mettere un ulteriore sfondo, ok, quindi strumento tracciato, qui ci aiuta molto i bordi delle selezioni perché andiamo molto molto veloci, quindi andremo qua, 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 mi sono forse uscito un po', no, CTRL Z per annullare, lo spostiamo, aspettate, ok, qui perfetto, CTRL punto di partenza, poi andiamo, intanto cancelliamo, facciamo invio e cancelliamo questi, ok, poi creiamo, facciamo seleziona niente, facciamo un nuovo tracciato, aspettate che qua ho fatto, spostato inavvertitamente, tracciato, quindi seleziona niente, strumento tracciato, di nuovo andiamo a ok,
selezionare tutte le parti al di fuori dei box, questo, voi fate le cose ovviamente più precise, io per ragioni di tempo ve lo dico sempre, andrò molto veloce, invio, GANs, bene, togliamo il tracciato cliccando sullo strumento sposta, seleziona, niente, molto bene. Ora andiamo a creare uno sfondo qui, ok, queste parti di trasparenza, quindi creiamo un nuovo livello trasparente, andiamo a metterci gradiente, ok, lo andremo a mettere dietro l'immagine, sotto l'immagine della foto, e andremo a creare un gradiente. Come lo creiamo questo gradiente? Lo creiamo direi da un colore giallo così, abbastanza fluorescente, che poi ci servirà dopo magari per la scritta. Ricordatevi sempre di abbinare colori, nella grafica utilizzate sempre la stessa tavolozza di colori. Quindi ok, strumento di sfondo nero, andiamo su strumento gradiente, andiamo qui nell'opzione dello strumento, andiamo a cliccare su gradiente da primo piano a sfondo RGB, sì, va bene questo, taglio lineare e andiamo a tagliare lo sfondo col gradiente, vedete che ci crea questo effetto di scala di colori da giallo a nero con questa sfumatura, ok? Bene, andiamo ora a creare la nostra scritta, quindi clicchiamo sul strumento scritta, andiamo, facciamo zoom in, quindi rotellina in su e CTRL, andiamo a creare magari con un 50 di pixel, andiamo a creare il nostro testo, mettiamo sempre il nostro che mi è uscito il nostro Mara Jewels, ok, che ho utilizzato anche per altri tutorial. Bene, andiamo ovviamente a metterlo sopra al livello della foto, strumento sposta, lo andremo a spostare qui, ok, magari più al centro possibile, ok, chiaramente io vi do il senso e poi andrebbe posizionato meglio. Andiamo a creare anzi, facciamo così, lo andiamo, questa scritta la andiamo a creare di un colore simile a questo, ok, simile al gioiello, quindi strumento contagocce, andiamo a creare questo colore, strumento riempimento, ho sbagliato che devo fare tasto destro alfa selezione e dopo con lo strumento secchiello andiamo a riempirla, bene, seleziona, niente. Andiamo ora a creare una sorta di effetto rilievo, anzi di effetto neon, quindi creiamo un nuovo livello trasparente, mettiamo neon, ok, lo andiamo a mettere sotto alla scritta, ok, e andiamo a fare qui alfa selezione sul livello della scritta, andiamo a fare un'alfa selezione andiamo sul livello sotto, il neon, andiamo a selezione, allarga, lo allarghiamo di 3 pixel, direi di sì, poi andiamo a riempirlo di quale colore? Di quel giallo di prima, ok, strumento riempimento colore e andiamo a riempirlo. E ora dovremo andarlo a sfocare, quindi filtri, sfocatura, sfocatura gaussiana, andiamo a fare un bel effetto neon, ok, scusate, annulla, seleziona, elimina selezione, niente, filtri, sfocature, sfocatura gaussiana, bene, ok, e ora andiamo su di nuovo sul livello della scritta, andiamo a fare un'alfa selezione e andiamo a su modifica delinea selezione con il colore nero, lo andremo a delineare, quindi colore nero di primo piano, mettiamo un 2 pixel di tratto, seleziona, niente, abbiamo creato la nostra scritta con effetto neon, possiamo anche duplicare l'effetto neon, quindi duplichiamo il livello, vedete che è più intenso, ok, bene, direi che abbiamo creato il nostro
il nostro feed, ok? Il nostro puzzle feed. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ovviamente dividere in 9 foto. Come andremo a fare? Andremo in immagine, dividi usando le guide. E lui vedete che vi crea 9 foto, ok? Che sono esattamente uguali a quei 9 quadratini di prima. Ovviamente questa sarà la prima foto che dobbiamo andare a spostare, quindi l'ultima. Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dovremo su ognuna andare ovviamente a cliccare sulla prima, fare CTRL maiuscolo ed E oppure file esporta. Scriveremo, vi faccio vedere la prima, poi io vado e vi faccio vedere il risultato finale. Metteremo foto 1.jpg, jpg. Esporta, lasciate la qualità com'è nel box, nel pop-up successivo, esporta. Bene, io farò così per tutte e 9 le foto, poi vi posterò sul mio, sulla mia pagina Instagram di prova, vi farò vedere il feed e il risultato finale. A tra poco! Eccoci qua ragazzi, nel nostro profilo Instagram abbiamo caricato il nostro puzzle feed, come vedete è venuto perfettamente. Vedete che abbiamo creato questa bellissima foto composta dalle nostre 9 piccole foto quadrate che abbiamo creato con GIMP. Possiamo anche creare più puzzle di questo tipo, creando un bellissimo effetto quando facciamo uno slide da sopra a sotto, avremo più foto grandi visualizzate una successivamente all'altra, create da queste 9 piccole foto ognuna. Bene ragazzi, io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video, a condividerlo e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella delle notifiche in modo da alimentare l'algoritmo di YouTube. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!